Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercati. Come sempre un saluto da Riccardo Zago. Allora, prima di andare sulla piattaforma di Kimura Trading andiamo nella sezione appuntamenti del nostro sito, in quanto oggi alle ore 16 c'è il trading live, quindi come ogni mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. Ho visto che siete già in tantissimi ad esservi iscritti e potete comunque iscrivervi qui tramite questo bottone. Bene, ora andiamo subito nella piattaforma del broker Kimura, partendo da che cosa? Beh, partendo da euro dollaro. Ieri siamo entrati short, come detto, a 1,19, tra l'altro con moltissima precisione. Il range indicator aveva anche individuato questo ottimo livello. I prezzi sono scesi con forza, in quanto ieri abbiamo visto un apprezzamento da parte del biglietto verde e non solo, abbiamo raggiunto la zona degli 1,1850 che era il primo target, ma questa zona è stata anche rotta. Ora siamo in fase di ritracciamento, vediamo se la zona di 1,1850, quindi 1,1860, funzionerà bene da resistenza. Il nostro obiettivo è qui in area 1,1770 1,1750, quindi sta andando bene questa operazione. Abbiamo spostato già lo stop in pareggio, quindi molto bene su euro dollaro. Tra l'altro questa è un'operazione che avevamo visto anche ieri durante la rubrica Caffè Mercati. Chiaramente poi tutta la gestione va vista all'interno del gruppo Traders Club. Detto ciò, però, dopo aver parlato di euro-dollaro, abbiamo le idee abbastanza chiare, andiamo su USD/CAD, che continua, adesso qui siamo sul time frame giornaliero, andiamo a fare un po' di zoom, continua a rimanere al di sopra del livello di 1,3150, 1,3150, 1,3140, livello veramente molto importante. E se andiamo anche sul time frame orario, notiamo che anche qui il range indicator ha individuato un livello ottimale. Eccolo qui, un doppio supporto proprio a 1,3140, e ieri è già stato raggiunto il primo obiettivo a 1,32. Se vi ricordate, stavamo parlando di un trend laterale all'interno di questo un trend laterale all'interno del trading range 1,3140-1,32. Il livello di 1,32 è stato raggiunto, per questo abbiamo spostato lo stop in pareggio. Poi in base alla propria situazione personale si può valutare di portare a casa parte della posizione oppure lasciar correre interamente il tutto, insomma in base all'esposizione. Detto ciò, abbiamo raggiunto la resistenza, i prezzi da qui stanno ritracciando, io mantengo il mio stop loss in pareggio. Andiamo ora invece a parlare di GBP/USD, che dopo questo forte storno, che a mio avviso può essere un primo segnale di cambio di trend da rialzista a ribassista, siamo in fase di ritracciamento. Quindi la mia view è la seguente: impulso con forza al ribasso, sul ritracciamento cerchiamo di individuare un livello per posizionarci al ribasso. Quale può essere questo livello? La zona resistenziale più interessante che vedo in questo momento si trova qui in area 1.3. Eccolo qui, zona area 1.3, 1.3050, insomma è abbastanza visibile come zona resistenziale, quindi ha un'altra operazione a favore di dollaro americano. È chiaro che un ritorno sopra la zona degli 1.3050, 1.3070 confermerebbe invece quello che è il trend rialzista, e questo sarebbe solo un falso segnale. Detto ciò, però, andiamo a concludere il tutto con il gold, che ieri era salito anche con forza, poi c'è stato un fortissimo storno in area 1950, dove avevamo lo stop loss in pareggio. Siamo stati un po' sfortunati in questo caso. Adesso stiamo vedendo il gold che è già tornato sulla zona dei 1964. Il livello più importante per quest'oggi da superare lo troviamo qui in area 1967-1980. Scusate che ho cambiato un attimo il colore. Ecco, una volta rotta questa zona, allora il trend rialzista anche sul time frame orario è confermato. Bene, ci vediamo quest'oggi al trading live alle ore 16, perché dobbiamo parlare anche degli indici borsistici, soprattutto del Nasdaq. Quindi ore 16, come ogni mercoledì al trading live, vi aspetto numerosi. Buona giornata e buon trading a tutti.